Grazie Presidente, ma sicuramente non userò tutti i 10 minuti dell'intervento perché vorrei soltanto fare qualche piccola riflessione sull'ultima parte della discussione, sulla piega che ha preso. Perché vede Presidente, quello che io non capisco è come da un problema che è stato sottoposto dal nostro gruppo, dal gruppo della Lega, con primo firmatario il Presidente Carossa per questo ordine del giorno, che è un problema che è vero, non va a risolvere in assoluto quelli che sono i costi della politica, su questo siamo tutti quanti d'accordo, non è certo sopprimendo due gruppi monopersonali all'interno di quest'Aula che noi risolveremo i problemi dei costi della politica, né tantomeno con questa richiesta, con questa provocazione noi potremo risolvere i problemi di bilancio di questa regione, di questo ne siamo ben consapevoli. Forse qualcuno potrà contestare l'opportunità di questa provocazione, aggiungo soltanto però che è anche, credo, connaturale con quello che è stato l'avvio di questa legislatura e con quella che è stata l'esasperazione che all'interno di quest'Aula si è portata avanti in questo primo anno e mezzo di legislatura, all'interno dell'Aula e soprattutto fuori nell'opinione pubblica, esasperazione dei contrasti che ci sono tra l'attuale maggioranza e l'opposizione, messa in atto, lo devo dire, dalla Presidente Bresso, che oggi non è presente, quindi non voglio parlare dei non presenti, perché sono d'accordo con chi ha detto che non si deve attaccare o quantomeno sollevare critiche a chi non può rispondere, di questo sono perfettamente d'accordo, ma è cronaca, è innegabile che questa legislatura ha avuto un iter particolare, ha avuto una tensione dei rapporti esasperata per l'azione che è stata intrapresa dalla Presidente Bresso. Credo di non insultare la Presidente o non offendere nessuno dicendo questo, perché la grande anomalia che è stata messa in campo in questa legislatura è stata quella dal primo giorno, anzi dalla sera stessa delle elezioni, di delegittimare chi col voto della gente è andato a governare questa regione. E quindi che dalla stessa parte politica e soprattutto dallo stesso soggetto si venga a dire che invece chi ha dei comportamenti che non sono consoni all'Aula, chi ha dei comportamenti che in qualche modo vanno a contrastare con quelle che sono le regole democratiche, si parlava in quella lettera di atteggiamento fascista, io sono molto offeso di questa cosa, perché io faccio parte convintamente del movimento della Lega Nord, io come Paolo Tiramani, che alla mia età, che è un ragazzo giovane, abbiamo dedicato metà della nostra vita della militanza a questo partito politico e tutti gli altri consiglieri regionali hanno storia ancora più lunga all'interno di questo movimento, e noi riteniamo un'offesa gravissima al fatto che il nostro movimento sia definito movimento parafascista e squadrista. Quella è la grande vergogna, che viene di nuovo dalla stessa persona che per un anno e mezzo ha delegittimato questa maggioranza, sostenendo che il voto dei cittadini fosse un voto falsato e sostenendo che chi ha governato bene questa regione in questo anno e mezzo lo abbia fatto in maniera illegittima. La stessa persona, gli stessi ricorsi elettorali, che a parte la delegittimazione e, passatemi il termine, lo sfinimento che ha portato all'interno dell'opinione pubblica con l'azione politica e con questa sorta di critica costante, quello che è la cosa più grave che ha fatto questa persona e che ha fatto questa azione giudiziaria intrapresa contro l'attuale maggioranza è stata quella di far sperperare un sacco di soldi pubblici, perché la giustizia costa. Non costano soltanto gli avvocati che personalmente e privatamente chi ha messo in campo questi ricorsi si pagherà, e gli avvocati che privatamente e personalmente noi ci dovremo pagare per questi ricorsi elettorali, ma la giustizia nel suo complesso. Vi ricordate i riconteggi delle schede? Vi ricordate le numerose udienze che sono state messe in campo? Vi ricordate tutto il lavoro che gli uffici dei tribunali hanno dovuto fare? Tutto questo è un costo collettivo, ed è un costo collettivo che nasce perché una persona, non voglio accusare l'intera parte politica perché so benissimo che non tutto il suo partito la pensa come la persona che ha avviato questi ricorsi elettorali, questo lo sappiamo bene anche noi, ma per colpa di quell'atteggiamento sono sperperati e sono buttati via soldi pubblici, si è delegittimata in parte la classe politica e si è creato un clima di incertezza all'interno di quest'Aula che, volere o volare, in qualche modo ha distratto l'attuale maggioranza e l'attuale Consiglio regionale, perché questa incertezza bene non ha fatto, in quello che è il lavoro che doveva fare, cioè gli interessi dei piemontesi. E allora, che a fronte di tutto questo, che non si può far finta che non sia successo, che a fronte di tutto questo si accusi il partito politico, il movimento, il gruppo consigliare della Lega Nord per il fatto di aver messo in scena una sceneggiata allo scorso Consiglio regionale, di aver fatto sì forse un teatrino, di aver ceduto forse nei toni, ma non credo, perché dire a volte rivincono i buoni e far sospendere la seduta credo che non sia qualcosa
che in qualche modo possa compromettere i lavori di quest'Aula se si fosse voluto continuare a lavorare martedì scorso. Essere accusati di essere un partito parafascista per aver esposto dei cartelloni alla chiusura di quella triste vicenda, che è la vera tristezza di questa legislatura, onestamente mi sembra veramente eccessivo, mi sembra un comportamento che non ha nessun tipo di giustificazione. E ribaltare la frittata, come ho sentito fare negli ultimi interventi, per cui la pagina vergognosa del dibattito nasce dall'ordine del giorno che ha presentato la Lega Nord, che in qualche modo forse va a fare una provocazione nei confronti della Presidente Bresso, mi sembra una distorsione della realtà, perché forse non era opportuna la provocazione nei confronti della Presidente Bresso e del collega Stara, per i motivi che ho detto prima, perché non si risolvono i problemi dei costi della politica sopprimendo quei gruppi, ma non si può far finta che tutto quello che è successo non sia successo. Ecco, allora partiamo da lì. Quello che è successo, si è delegittimata la classe politica, si sono buttati via dei soldi pubblici, si è creato un pessimo clima in quest'Aula e si sono in qualche modo logorati i rapporti tra maggioranza e opposizione. Questo ordine del giorno, condivisibile o meno, solleva un problema che, come ha già detto il Presidente Cattaneo, questa maggioranza e devo dire tutta l'Aula, perché le proposte che sono state fatte dall'ufficio di presidenza della maggioranza in questa legislatura sono state recepite anche dalla minoranza, il problema dei costi della politica che è stato affrontato seriamente, perché tutti insieme abbiamo approvato una legge che ha tagliato le indennità dei consiglieri, abbiamo approvato una legge, e questo ci distingue dalle altre regioni di questo paese perché siamo tra i pochi ad averlo fatto, abbiamo approvato una legge che in qualche modo già va a limitare il tema delle autocertificazioni, perché le autocertificazioni ora sono impedite nei giorni di consiglio, nei giorni di commissione, ci siamo dimezzati il TFR, questo l'abbiamo fatto tutti quanti insieme, quindi non si può dire che quest'Aula in questa legislatura non abbia affrontato il tema del costo della politica. Io ho sentito alcuni colleghi del PD prima dire che nella legislatura passata questo non si è potuto fare perché c'era qualche collega che faceva opposizione. Può essere, ma la maggioranza ce l'avevate voi. Resta un dato, cari colleghi dell'opposizione. In questo primo anno questi problemi si sono affrontati, si possono affrontare meglio e potremo insieme fare meglio, ma la differenza è che in questa legislatura i problemi si sono affrontati e una prima risposta è stata data. Nella legislatura passata no, in questa legislatura il governatore è Roberto Cota e fino a prova contraria Roberto Cota è esponente di quello stesso partito che qualcuno di voi ha definito parafascista e che invece sta dimostrando di essere l'unico movimento che in concreto risponde ai problemi che questa regione ha. Grazie.